Uno dei pregiudizi positivi di cui gode il coaching come strumento di learning and development, in senso più ampio nel contesto HR, è quello di essere lo strumento più sofisticato, quello riservato al top management piuttosto che allo sviluppo dei talenti nelle aziende. Quasi fosse un'evoluzione sofisticata della formazione piuttosto che un'elaborazione ulteriore rispetto alla consulenza organizzativa piuttosto che di processo e via dicendo. In realtà è uno strumento con delle specificità che non vive in esatta e lineare continuità con questi altri strumenti di consulenza e servizi tipici del mondo HR. Ma gode di una propria unicità e specificità, in quanto tale può essere il più efficace quando serve, ma può essere anche estremamente inefficace, se non addirittura deleterio, in situazioni in cui non è lo strumento ideale. Ideale a cosa? Ideale a rispondere ai bisogni della persona specificamente coinvolta nel processo e ancora prima rispetto agli obiettivi organizzativi che motivano quel intervento, quella richiesta di intervento. Questo è uno degli aspetti che andremo ad esplorare nel prossimo webinar, sulla nostra rete LAM, alla quale vi invitiamo volentieri.